Due minuti, famiglia Arcobaleno, non lo sapete che cos'è, vero? Sì! Allora, Nelfa forse non lo sapete, però famiglia Arcobaleno è membro fondatore di una rete di associazioni europea, una rete che comprende 37 associazioni sparse in tutta Europa di genitori omosessuali. Dunque famiglia Arcobaleno è socio fondatrice della rete e io rappresento famiglia Arcobaleno in Nelfa. Questo per dirvi che famiglia Arcobaleno sta lavorando non solo in Italia ma anche in Europa per far sì che un giorno tutti i gay, tutte le lesbiche, tutte le persone trans abbiano in Europa tutti gli stessi diritti e possano fare famiglie se lo desiderano. Ecco, questo è il nostro compito e non molleremo finché non ci arriviamo. Allora, adesso voglio dire due parole su questo Pride che è stato magnifico e voglio fare un brindisi a voi tutti, perché ogni volta che c'è un Pride c'è un'esplosione di giovinezza, di colore, di bellezza ed è una botta di vita che ci dà un sacco di energia. Dunque grazie di essere stati con noi. E poi voglio fare un brindisi ai nostri bambini, ai bambini di famiglia Arcobaleno, quelli che sono qui ma anche quelli che sono sparsi in tutta Italia e in tutta l'Europa, ma soprattutto a quegli italiani che hanno vissuto due anni difficili con questa massa di delinquenti che abbiamo avuto al governo. Allora, questo è l'ultimo Pride della stagione, ma è anche il primo Pride dove abbiamo un governo nuovo che ci permetterà di ricominciare la lotta e avere, si spera, un dialogo costruttivo con questi qua, e ci speriamo di tutto il cuore, perché la nostra agenda, come lo sapete, è piena. Noi famiglia Arcobaleno viviamo qui serenamente con i nostri figli, ma c'è tanto, 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 tanto da fare. Allora, che in due parole vi dico la nostra agenda. Noi lavoriamo perché tutti possano adottare, che non ci sia più discriminazione. Lavoriamo perché le lesbiche possano avere accesso, le lesbiche in coppia e le donne single, alla procreazione medicalmente assistita in Italia. Non vogliamo più essere clandestini, siamo clandestini della procreazione. È ingiusto, come cittadini italiani dobbiamo avere gli stessi diritti di tutti quanti. E soprattutto dobbiamo lavorare per avere una legge contro l'omofobia e avete, perché non se ne può più, eh? Che la gente va in giro dicendo e facendo delle cose insopportabili. Brava! E per concludere, una cosa molto importante che aiuterà tutti quanti noi, a cominciare dai nostri figli, il nostro governo si deve impegnare per far sì che le scuole cominciano fin dall'inizio a educare alle differenze. Questo è il compito più importante che dobbiamo assumere tutti quanti le associazioni LGBT in Italia. Vi ringrazio di cuore per questa giornata magnifica che ci avete offerto e non ho finito, perché il più grande ringraziamento va a tutte le associazioni che oggi hanno fatto questo Pride. Vi ringrazio, grazie mille e grazie a Giuseppino Redelfa.